Buongiorno creativi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in un nuovissimo Creiamo Insieme. Andremo a realizzare un nuovissimo portagioie, questa volta il più grande che ho, il più grande stampo di portagioie, o comunque penso in generale il più grande stampo che ho mai avuto, in questo caso ricevuto perché me lo ha inviato la Resin Pro. Vi lascio qui il link della ultima collaborazione che abbiamo avuto ed è questo stampo appunto grandissimo. Io non so se riesco a farvi rendere conto, comunque è veramente grande, non so quanta resina andrà in questo stampo. Comunque mi è venuta una idea abbastanza carina perché vorrei che fosse un piccolo dono per una mia amica che si sta sposando e vorrei appunto che uscisse in maniera decente. Quindi ecco, vorrei regalarle questo piccolo, oddio, questo piccolo, questo insomma, questo portagioie fatto un po' in maniera anche marina, con qualche conchiglia. Adesso vediamo un po' qui quali sono i materiali che voglio andare ad utilizzare. E come vedete, questo portagioie ha due parti, una più grande e una più piccola, per appunto mettere i vostri gioielli. Questa è la parte più grande, mentre questa è la parte più piccolina, magari per gli orecchini o magari per gli anelli. E poi ha tutta questa parte qui sagomata con questi scalini che sembrano quasi un po' le onde del mare. Infatti sto studiando bene anche come cercare di fare le divisioni comunque della resina perché vorrei che qui fosse più chiaro mano a mano e poi qui più scuro. Però per fare questo devo iniziare da questa base che è alta. Quindi non so, vabbè, comunque è inutile che adesso sto qui a cercare di rompermi il cervello, cercherò di capirlo mano a mano. In ogni caso, questo è quello che voglio andare a fare. Allora, vediamo un po' cosa ho qui, cosa sono le cosine che voglio andare a mettere in questa creazione. Prima di tutto, le conchiglie, ho sia queste grandi che queste piccole, che sono molto carine. Le ho acquistate in un negozio cinese, semplicemente. Poi ho qui qualche fiore finto, che se non sbaglio, questi li avevo acquistati su AliExpress, se non ricordo male. Comunque sono davvero pochissimi, quindi credo che li utilizzerò almeno i colori che cercherò, che sceglierò, magari li utilizzerò tutti, insomma, svuoterò le scatoline. E sono di questi bellissimi colori qua, guardate. Sono dei fiori davvero strani, non so che tipo di fiore siano. Comunque i colori mi piacciono tantissimo. E poi sicuramente andrò ad utilizzare anche questi qui, che sono appunto quelli che mi ha inviato la Resin Pro, sempre nella collaborazione che abbiamo avuto. E non so in realtà dove metterli, perché comunque essendo un po' diciamo uno sfondo marino, non ci stanno benissimo. Forse magari qualcosa metterò di questa parte qua, quindi di questi fiori, o magari anche lilla, non lo so. Comunque ormai sapete che i miei progetti sono sempre in corso d'opera, quindi direi di iniziare. Vi mostro la resina che andrò a utilizzare, che è questa qui, ovviamente della Resin Pro, ed è la resina trasparente del peso di 1 kg, componente A e componente B. E niente, forse utilizzerò qualche glitter, ve lo farò vedere mano a mano perché li devo ancora un po' scegliere. E procediamo. Allora, ho avuto un'idea abbastanza bella, ovvero che per evitare di mettere della resina che poi vada a appunto nella parte in cui vorrei che la resina fosse meno colorata, quindi per evitare che magari vada della resina più scura in una parte chiara, ho intenzione di fare un mini strato trasparente dove metto appunto tutte queste cosine, conchiglie, fiori, brillantini, eccetera, eccetera, e poi di fare uno strato finito in Petri dish, quindi utilizzando il colorante blu azzurro comunque e il colorante bianco pinata, che spero non mi finisca mentre registrerò questo video perché è veramente agli sgoccioli ed è credo l'unico insomma l'unico modo affinché possa fare una sfumatura abbastanza omogenea. Quindi adesso cosa vado a fare? Vado a fare una colata di resina trasparente e vado ad inserire tutte queste piccole creazioni. Perfetto, ho qui la mia resina, ho versato 100 g di componente A e quindi 60 g di componente B. Ho messo questo stampo su questo coperchio perché non lo farò asciugare in camera. Adesso sono in camera da letto e quindi non mi sembra il caso di far asciugare la resina in camera. È comunque insomma, un elemento chimico, quindi vi consiglio di non far catalizzare mai la resina in una stanza dove dormite. Per cui lo porterò fuori e lo metto adesso anziché metterlo dopo, che magari è pieno di resina. Quindi è solamente una sorta di vassoietto, ecco. E possiamo iniziare. Allora, credo che la resina la metterò fino a questo scalino qui, compreso,
Sì, metto a fuoco fino qua e poi farò un bello strato di resina successivo quando si asciugherà in Petri Dish. Ho calcolato lo spessore del Petri Dish che appunto più alto è, più in profondità va il colorante, per cui adesso vado a colare la mia resina e viene la parte più divertente, ovvero tutto il procedimento di decorazione di fiori, di conchiglie. Ok, questa è stata la parte decisamente più divertente. Credo che per quanto riguarda le conchiglie, mi fermo qui. Voglio aspettare qualche minuto prima di mettere i glitter, altrimenti, insomma, andranno tutti davanti e non sarà assolutamente carino. Quindi credo che aspetterò forse una mezz'oretta, sì, circa. E poi andrò a mettere questi glitter qui, ve li faccio vedere. Sono i glitter Galaxy della Resin Pro. Guardate che belli che sono bianchi, però sono iridescenti, quindi prendono il colore della luce e fanno questi riflessi bellissimi, azzurrini. Guardate, sembra quasi la schiuma del mare. Perfetto. Per quanto riguarda i fiori, ho deciso di mettere solamente questi qui, quindi di non aprire quelle confezioni, anche perché non ci entrano moltissimo. Quindi devo far asciugare questa resina e per voi il video continuerà tra qualche secondo, mentre io dovrò aspettare qualche ora. Ed eccoci qui, ho fatto il primo strato e non vi ho fatto vedere il passaggio che ho fatto velocemente per mettere un po' di pigmento da questa parte perché ho sperimentato una cosa strana, nel senso che la resina che mi era avanzata da questa colata l'ho inserita in questo stampo qui, esattamente questa mi era avanzata, e dato che sarebbe stato trasparente, ho deciso di fare anche qui una colata Petri Dish. Per cui ho iniziato a mettere le gocce di pigmento, però vedevo che la resina si non è che si è solidificata, però tendeva a diciamo a diventare come gelatina. E infatti, come potete vedere, l'effetto Petri Dish non è andato troppo in profondità. Forse magari dovevo farlo subitissimo. Nel senso, io ho messo la resina dopo qualche minuto, ma veramente poco, ho messo il pigmento ad alcol e si è cominciato a formare una, insomma, una parte di grumi e il pigmento non scendeva, infatti è rimasto così e ci ho messo abbastanza gocce per, insomma, per fare questo effetto. Adesso vediamo un attimo come è venuto questo ed è per questo che ho deciso di mettere già qui alcune gocce di pigmento. O meglio del colorante ad alcol, perché se faccio adesso tutta una colata dove metterò il pigmento sicuramente non andrà mai in profondità, per cui ho deciso di mettere già qualche goccioline e come potete vedere riesce già ad emergere almeno qualcosina, non si è allungato tanto, come potete guardare anche qui, vedete non si è proprio inoltrato e ho messo qui anche abbastanza goccioline, per cui non so adesso, dobbiamo fare forse subito, metto la resina e subito mettiamo il pigmento, non lo so. Comunque vediamo innanzitutto questo stampo, quindi di scarto come è venuto, soprattutto l'effetto. Ok, allora visto da così non mi sembra malissimo, allora ecco come vedete il pigmento in realtà è solo giù, non ha proprio praticamente viaggiato. Perché appunto la resina si è quasi solidificata subito e per questo motivo, da questo punto di vista, si vede benissimo ovviamente, ma anche così se vogliamo. Però ecco, sta di fatto che di colorante ce n'è ben poco. Comunque, adesso scoperto questo, voglio andare a fare la colata di resina. Non so quante ne metterò, io qui ne ho messa 100 grammi, quindi almeno la metà, ne metterò almeno la metà, e poi andiamo a fare subito, subito il lavoro. Con i pinata. Ah, volevo farvi vedere i glitter che ho messo. Guardate che sono belli questi glitter. Sono di varia misura, qua ne ho messi di più perché qua, insomma, è come se fosse una sorta di spiaggia, quindi qui ho messo tutte le conchiglie che non riuscite a vedere adesso. E qui invece andrà direttamente il colorante. Quindi vediamo un pochino, ecco, vedete come le conchiglie sono incastrate proprio nella resina, non hanno fatto nessuna bolla, o meglio, hanno fatto delle bollicine che sono riuscita a scoppiare subito. Quindi spero che in superficie poi non venga nessuna bolla. Ho messo 100 grammi, quindi altri 100 grammi, e andiamo a ricoprire tutta la superficie.
Perfetto, ho finito praticamente tutto il colorante ad alcol bianco, infatti devo assolutamente ricomprarlo e ho appunto finito anche di lavorare qui sullo stampo, anche perché non avendo più il colorante bianco non mi servirà a granché il colorante blu, per cui adesso lascio riposare questo altro strato di resina, io ovviamente aspetterò un pochino, mentre per voi il video continuerà tra qualche secondo. Ed eccoci qui, sono passate scarse 5 ore, ragazzi, con questo caldo la resina indurisce veramente in pochissimo tempo. Allora, come vedete qui non c'è nessuna bolla tranne che per questa piccolina qui che vedete, perché purtroppo essendo colorante ad alcol non sono potuta stare lì a scoppiare le bolle. Vi voglio far vedere prima questo bicchierino, lo stesso che è praticamente questo che ho fatto per la colata precedente, e vi voglio far vedere come questo colorante già ha praticamente ha lavorato meglio di questo. Adesso lo vediamo anche a stampo nudo. Quindi direi di andare ad aprire prima questo qui. La resina è molto dura, è leggermente un po' gommolina, però possiamo sformare tranquillamente il nostro stampo. E voilà, ecco il nostro bicchierino arancione o portagioia, insomma, chiamatelo come volete. E guardate qui, sono praticamente ovviamente uguali, se non per il pigmento che in questo caso sulla destra si è mosso un pochino di più. Avrei preferito che avesse giocato in un modo un po' più versatile, però ok, va benissimo anche così, sono carinissimi. Qua si vede molto di più il colorante bianco rispetto a qui. Ok, perfetto. Adesso sono curiosissima e soprattutto non vedo l'ora di scoprire com'è diventato questo stampo, perché ci ho lavorato tantissimo, ho messo tantissime cose, ho messo tantissima resina, non sto qui a contarla, però ne ho messa abbastanza. Vi voglio far vedere almeno una piccola occhiata generale. Pare che il pigmento si sia abbastanza amalgamato, sia molto omogeneo. E adesso aspettiamo di vedere l'effetto. Quindi vado a togliere piano lo stampo per non far deformare la resina, che è ancora leggermente gommosa. Allora, c'è stato un piccolissimo problema. Come vedete, lo stampo sono riuscita a toglierlo, solamente che prima di farvi vedere il tutto è rimasto un pezzo di resina attaccata. Allora, in un paio di punti si è attaccata un pochino, però si è staccata abbastanza tranquillamente. Qui invece è molto molto attaccata, vedete? E ho paura che in realtà non so se è il caldo che fa questo lavoro. Non è la prima volta che mi succede. Se la macchinetta mettesse a fuoco sarei anche più felice. Comunque non è la prima volta che succede questo lavoro. Prima di andare a rovinare lo stampo, voglio farvi vedere il danno che mi ha causato alla creazione. Niente di irreparabile. Allora, vediamo innanzitutto lo stampo in generale. Ecco qui, vedete tutta la sfilza di insomma, di conchiglie. Ci sono queste grandi, sono molto molto belle. Qua, anche se purtroppo qui è molto trasparente, come vedete, purtroppo non fa niente. Questo comunque è il primo strato di resina che ho fatto, quindi è normale che sia abbastanza trasparente. Qui però mi piace moltissimo, si stava attaccando anche un pochino qui, però fortunatamente è rimasto intatto. Guardate che belli questi gradini con tutti i glitter, se li vedete, sì, si vedono. Il problema è qui, praticamente sorge in questo punto. Allora, ok che la resina non è totalmente asciutta perché la vedo un po' sbrelluccicare. No, non era dove c'era la bolla. Però qui l'unica soluzione è mettere della resina UV e direi di riempire solamente quella parte con la resina UV, tanto comunque l'essenziale è praticamente creare lo strato. Però per il resto mi piace tantissimo, sono molto molto soddisfatta. Non è successo niente di devastante per quanto riguarda il colore. Sono molto, ecco, molto contenta che mi sia fermata in tempo per quanto riguarda il bianco, perché come sappiamo il bianco pinata non è facile da usarlo. Insomma, mi piace anche questo effetto che si è andato formando qui. Questo è il primo strato sempre. Le conchiglie si vedono tutte, mi piacciono tantissimo, guardate che belle che sono, anche queste grandi. Che bello, mi piace tantissimo, sono veramente veramente soddisfatta. Adesso lascio ad asciugare un pochino la resina in modo che si secchi definitivamente e vado a passare una goccia di resina UV qui. Ed ecco
Eccolo, il mio portagioie è completamente rifinito. Sono assolutamente soddisfatta, soprattutto perché ho salvato in maniera abbastanza precisa questa parte qui. Tra l'altro, vi voglio dire che ho preso proprio il pezzo che stava attaccato allo stampo con un taglierino, ho cercato di rifilarlo al meglio. Quindi ho attaccato praticamente il pezzo che c'era. In questo modo non ho dovuto fare nessuna cosa strana. Ho praticamente fatto un piccolo collage. Come vedete, non si vede assolutamente nulla. Ho messo uno strato anche di resina epossidica sia qui che in questa parte per rendere la parte un po' più lucida, come vedete. E per attaccare quel pezzettino ho messo un po' di resina UV prima. Qua dietro c'è dello scotch, ma adesso lo andrò a togliere. Quindi praticamente meno male che non è successo un danno irrimediabile. Voglio farvi vedere le piccole conchiglie che ho applicato qui, sempre con un po' di resina epossidica. Qui e questa qua, perché sono praticamente due solchetti troppo vuoti da essere, non lo so, blu, quindi ho cercato di mettere un po' di conchiglie. In generale mi piace moltissimo insomma, il fatto che le conchiglie siano qui accumulate, come se fosse una specie di riva, mi piace molto. Anche queste conchiglie grandi, guardate che sono carine. I fiori purtroppo si vedono solamente qui, infatti l'altro non ricordo assolutamente dove l'ho messo, forse è qui ma è completamente nascosto. Credo di sì. L'effetto Petri Dish anche mi piace molto. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate. Sono assolutamente curiosa di sapere cosa pensate di questo stampo mega. Credo che sia lo stampo più grande che ho utilizzato, se non uno dei più grandi, insomma. Quindi ecco, fatemi sapere cosa ne pensate e se vi piace soprattutto. E per oggi è tutto qua. Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, che a me fa sempre tanto piacere. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!